Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Care sorelle, fratelli, in questa quarta domenica di Pasqua, domenica del Buon Pastore, celebriamo anche la giornata mondiale delle vocazioni. Preghiamo in modo speciale perché tutte le vocazioni siano considerate, stimate, cercate. Quella alla vita matrimoniale, quella alla vita sacerdotale, quella alla vita religiosa. Le tre principali. Chiediamo al Signore in questa messa il dono di vocazioni speciali, quindi che un giovane della nostra comunità, dopo Stefano Targa, decida di diventare prete, o un frate, o una suora, ma il prete in modo particolare lo domandiamo con forza. Tutti noi ci ricordiamo allora della prima vocazione, il battesimo, e riceviamo l'aspersione con l'acqua benedetta, perché il Signore ci purifichi nell'intimo e ci renda degni di partecipare degnamente a questi santi misteri. Thank you.
Nel giorno di Pentecoste, Pietro, con gli undici, si alzò in piedi e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore per Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lungo tempo. San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato, e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siate tutti guariti. Eravate avanti come pecore, ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Thank you.
disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguirà, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. È l'unico motivo per cui il Signore Gesù ha accettato la vita come la nostra, la vita di questo mondo, la croce e poi il passaggio della risurrezione, per dirci che la vita è nostra, per darci la vita in abbondanza. Questo fa il nostro pastore in questa domenica quarta di Pasqua, che è la domenica appunto del buon pastore. Quando seguiamo il pastore sappiamo che la vita fluisce anche dentro di noi. Sappiamo che l'abbondanza delle benedizioni del Signore, la possibilità di vivere una vita piena, appartiene anche a noi. E questo è il motivo per cui, mi soffermo un attimo, il Signore sceglie alcuni come Suoi sacerdoti. Oggi, giornata mondiale delle vocazioni, abbiamo davanti agli occhi la possibilità di pregare in modo speciale perché il Signore chiami e chiami ancora. Preti ci vogliono in questo mondo. Voi mi direte, per la carità, quelli che conosciamo non è che sono così belli, così perfetti, forse meno sono e meglio è. Preti santi ci vogliono, poi vabbè, tante richieste le possiamo fare, poi dobbiamo fare i conti con la nostra umanità, però preti ci vogliono. Perché? Perché il sacerdote in mezzo a noi è la possibilità di vedere con gli occhi e di sentire sulla pelle che qualcuno ci guida, che non siamo allo sbando come pecore senza pastore, ma che siamo condotti, guidati, presi per mano, possibilmente anche amati, perché possiamo sentire che per noi c'è la vita e c'è vita in abbondanza. Ora, nelle nostre comunità il sacerdote c'è, il vescovo provvede alle comunità inviando il parroco, inviando il viceparroco quando si può, e forse non ci pensiamo più di tanto perché il prete ce l'abbiamo, a San Lazzaro penso che non mancherà mai, perlomeno nei prossimi decenni, poi la generazione successiva vedrà. E allora forse qui a San Lazzaro meno sentiamo la necessità, l'impellenza di pregare per questo, ma dobbiamo farlo, perché non tanto diminuiscono i sacerdoti, ma diminuisce l'entusiasmo dei sacerdoti. E se diminuisce l'entusiasmo, il popolo sente meno questa vita e vita in abbondanza che li raggiunge. E i giovani sentono meno il desiderio di imitare quei sacerdoti che ci sono, perché li vedono tanto indaffarati, coi capelli bianchi che aumentano e con le piazze sulla testa che crescono, e dicono: mamma mia, no, sarà meglio che vado a lavorare alla fineria, così almeno dopo le mie 7-8 ore torno a casa e ho finito. E invece vi prego, preghiamo per i sacerdoti, perché abbiano e conservino l'entusiasmo di questo, di dare la vita e di darla in abbondanza. Attenzione, perché non sono i preti che danno la vita perché sono capaci,
ma noi a volte li giudichiamo così. Quel prete lì è bravo, mi piace, lui sì che mi dà qualcosa, perciò vado. Quello là è un poverino, non mi dà niente, perciò non vado. Non sono i preti che danno la vita e la danno in abbondanza. È il Signore Gesù che fa questo, anche per mezzo dei suoi preti. E allora guardiamo un attimo a chi è il guardiano del prete, perché c'è un solo pastore che è il Signore Gesù. E il Signore Gesù, pastore vero e supremo, dà a questi guardiani del recinto delle pecore il mandato, il compito di stare lì come lui, al posto suo e come immagine sua. Vedete, il pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome. Il pastore conosce le persone. È il Signore Gesù che vi conosce, che ci conosce uno per uno. Perché io, pur essendo sacerdote, sono pecora come voi, battezzato allo stesso modo vostro. E quindi il Signore chiama per nome ciascuno di noi e ci conosce uno per uno. A Lui guardiamo, Lui seguiamo per avere la vita e averla in abbondanza. Il pastore conduce fuori le pecore, dice il Vangelo. Ci conduce fuori, fuori dai nostri modi soliti, fuori dai nostri schemi mentali, fuori dal si è sempre fatto così, dal si è sempre detto così, fuori dalla rigidità dei nostri pensieri per cui le cose non cambiano mai, noi stessi non cambiamo mai. Col Signore ci conduce fuori, ci fa vedere quanta vita e quanta vita abbondante c'è davanti ai nostri occhi. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Quel Signore Gesù per noi fa questo, non sta là nel suo trono celeste a dirci date, vivete pure, arrangiatevi. No, è venuto qui per essere uno come noi e ci ha preceduti, addirittura ha accettato la morte per dirci vado avanti io, provo io, voi state dietro a me e non abbiate paura. E allora le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, perché si fidano di lui. Questo Signore Gesù, che è il nostro pastore, ci conduce così. E anche quando dovremo affrontare la croce e la morte, noi sapremo che potremo anche non avere paura, perché Lui sta davanti e ha fatto prima. Noi conosciamo la sua voce, non ci fidiamo di Lui, perché vuole darci la vita, e la vita in abbondanza, non la sofferenza e la morte. Ecco, allora, i sacerdoti, i preti, in qualche modo, vogliono dare questo alle persone loro affidate, non se stessi, ma lui, il pastore grande delle pecore. C'è bisogno di sacerdoti perché nessuna comunità cristiana si sente abbandonata a se stessa, ma tutti riconoscano la voce del Signore Gesù, si fidino di lui e dicano vado, io ho fede, io mi butto nella vita cristiana perché lì c'è vita per me, vita in abbondanza. Ecco, allora concludo. Vi prego, gioite, rallegratevi, perché non siete pecoroni, siete il gregge di Dio, amato e condotto. Rallegratevi e ringraziate il Signore perché avete dei sacerdoti che, da quando la parrocchia di San Lazzaro esiste, non sono mai mancati, grazie al cielo, qui. E ringraziate per questi sacerdoti, chiunque essi siano, perché è il Signore che sta in mezzo a voi e vi dice, ci sono. Stammi dietro, abbi fede, abbi fiducia. E preghiamo, pregate, perché appunto il Signore vi chiami almeno ancora uno dalla nostra comunità e gli dica, vieni anche tu, vieni a darmi una mano perché altri abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E allora la nostra comunità splenderà, sarà una comunità meravigliosa anche per questa vivacità, per questa vita abbondante che emerge così, dalle relazioni, da quello che viviamo, da quello che preghiamo insieme. La nostra vita splenderà, vivremo anche noi una vita da risorti insieme al Signore Gesù. Pecorelle non smarrite, ma amate, condotte verso una vita abbondante ed eterna. Come nel giorno del nostro battesimo e della Pasqua,
Domando a voi e con voi professo: credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. E ora innalziamo le nostre comuni preghiere al Signore risorto che ci ascolta e ci esaudisce. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, che sei venuto nel mondo per indicare la via della beatitudine e della pace, concedi ciò necessario a coloro che si interrogano sulla propria vocazione e perseveranza a quanti l'hanno già e la vivono. Noi ti preghiamo. Che Gesù possa salvarci. Signore, che hai reso ciascuno di noi protagonista del tuo progetto d'amore, fa che accogliamo con gratitudine la vocazione che ci hai donato. Noi ti preghiamo. Gesù, Signore, che continui a suscitare e a sostenere sempre nuove vocazioni, donaci cristiani maturi che ti servano nei diversi stati di vita e ti facciano risplendere la bellezza e la santità della Chiesa. Noi ti preghiamo. Gesù, Signore, fa che tutte le famiglie possano rinnovare la consapevolezza di essere il primo greco vocazionale e accogliere con gioia il seme della chiamata al sacerdozio e alla vita consacrata. Noi ti preghiamo. Gesù, per i 33 bambini che questa mattina hanno ricevuto la prima comunione, il Signore li accompagni insieme a noi, per loro preghiamo. Per i nostri fratelli defunti Pierina, Angelo e Cunegonda, perché il Signore vi accolga ai pascoli eterni, preghiamo. Ascoltaci in quello che abbiamo espresso insieme, ascolta anche le preghiere che ciascuno di noi si porta nel segreto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia non ha
Padre con te. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, mangiare la Padre, Signore.
Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica le comunità di convocati alla tua messa, insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano, possano irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella speranza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna che tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli e i Martiri, i Santi Nazario e Celso e tutti i Santi, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Preghiamo. Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. O Maria, in questo nome, in questo Dio, la nostra preghiera di fiducia in me. Sì, Maria. Thank you.
Bene, gli avvisi, domani sera ci sarà la messa, rosario di messa alle 20:30 presso il santuario di Casaletto, a Valle Lumellina. Dato che non tutta la parrocchia si sposta, qui un rosario ci sarà al solito orario, non nelle altre chiese. Martedì sera qui ci sarà, ospiteremo questa nostra chiesa della Fontana, l'incontro vicariale di preghiera per i giovani dai 16 ai 25-30 anni, che qui faranno la preghiera in stile tesè, quella mensile solita. Perciò martedì sera qui il rosario non ci sarà, non si fa fuori, Davanti lì a venerdì Santo Rosario in tutte e tre le chiese alle 20:45, come al solito. Sono aperte poi le prenotazioni del pullman per il pellegrinaggio alla Bozzola, che ogni anno si fa. Il pullman l'abbiamo a 5 euro, rispetto agli anni scorsi è un po' di meno. Mi hanno detto, costa un po' troppo, non ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta fare 5 euro. Chi vuole approfittare del pullman, guardate poi il manifesto appeso qui fuori e prenotatevi in fretta, perché i posti sono limitati, se volete. Sabato è la Madonna di Fatima, ricorre la memoria della Madonna di Fatima, e dato che è un anno speciale, 1917, le apparizioni 2017, allora sabato mattina avremo una messa qui, rosario messa alle 9:30 in onore della Madonna di Fatima. Quindi questa è la settimana della Fontana, settimana di questa chiesa. Domenica prossima poi avremo la celebrazione della prima confessione per i 19 bambini del gruppo Zaccheo, che accompagniamo fin da adesso. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Buona settimana a tutti voi.